con preferenza espressa a favore del dottor Lazzari, che risulta quindi eletto come nostro presidente. Complimenti e buon lavoro. Vedete che fogli c'erano, e pertanto vi avevo risparmiato prima per poter dire dopo. Vi assicuro comunque sono abbastanza fogli, ma scritti in caratteri grossi perché anch'io non sono più giovane, quindi vorrei dire la necessità di scrivere in grande. Ma ecco, con questo mio indirizzo di saluto voglio anzitutto ringraziare Francesco, perché oltre ad essere stato un brillantissimo chairman, un brillantissimo presidente di questa assemblea, lo è stato soprattutto in questi 3 mesi. Non faccio riferimento agli adempimenti formali previsti dallo Statuto, pur necessari e importanti. Noi siamo qui, prima di tutto e soprattutto, per assumere coralmente un impegno preciso. L'impegno di dare continuità al lavoro che in questi ultimi 5 anni è stato avviato e portato avanti con impareggiabile creatività, con infaticabile dinamismo anche nella malattia, forza propulsiva ed incomparabile empatia dal nostro Presidente Lucio Pinetti, che qui vogliamo, con profonda commozione e indelebile ricordo, onorare e ringraziare. Grazie Lucio. C'è un'espressione in politica secondo cui i presidenti scrivono la storia di un paese. Un'affermazione che, se adattata alla nostra realtà, ci fa pensare subito a Lucio e ai presidenti che lo hanno preceduto. Poi lo stesso aforismo prosegue dicendo che talvolta è la storia, la successione delle circostanze, che scrive il presidente. E questa è la risposta che io do al mio perché di oggi. E alla luce di questa chiave di lettura che mi preme chiarire da subito che questa presidenza, e ancora prima l'invito rivoltomi dal Consiglio Direttivo, devono essere letti come una soluzione che nasce dall'emergenza. Quella di assicurare continuità, di presidiare alcune criticità che il settore sta affrontando, di dare continuità alle attività in corso e al tempo stesso di non sminuire il patrimonio di conoscenze e relazioni costruite in questi ultimi anni sia all'interno delle istituzioni, di Confcommercio e di altre organizzazioni di rappresentanza. Una soluzione tecnica, non per questo necessariamente la migliore, ma, come qualcuno ha detto, la più praticabile in questa fase. Di certo una soluzione che ci consente di prendere il tempo necessario perché si possa rendere disponibile chi oggi non può essere. Sarà una presidenza tecnica, ma non incline all'attendismo, ponendosi 3 macro obiettivi. Primo, accompagnare il settore in una prospettiva di implementazione e diversificazione. 2, completare il percorso di accreditamento del vending presso gli stakeholder, non solo a livello nazionale ma anche sul territorio. 3. Accrescere il ruolo organizzativo dei singoli gruppi merceologici e di attività all'interno delle dinamiche associative. La prima preoccupazione, la priorità, è certamente quella rappresentata dalle prospettive di questo nostro settore. C'è una valutazione corrente che porta a dire che il vending è un settore maturo perché è posizionato su un'offerta standardizzata e dove il dinamismo delle imprese è focalizzato prevalentemente in un ambito che fa riferimento alle posizioni acquisite negli anni precedenti e quindi alla difesa dell'esistenza. Tenuto conto del contesto generale di recessione economica, non potrebbe essere altrimenti. Ma allo stesso tempo c'è un rischio che il vending tradizionale possa andare in stand-by. Allo stesso tempo assistiamo all'insinuarsi di nuovi operatori economici che, disponendo di risorse finanziarie, reti commerciali e piattaforme logistiche, si stanno interessando sempre più al vending. La conseguenza potrebbe essere il verificarsi di quella dinamica, proprio dei periodi di crisi prolungata, per la quale attori già da tempo sul mercato vengono a trovarsi progressivamente ai bordi campo, mentre nuovi player creano modelli di business innovativi. Per noi dovrà essere prioritario, scusate un attimo, purtroppo. Allora, Confida è una delle rare organizzazioni in cui è rappresentata l'intera filiera e questa è una grande opportunità, che però non è stata ancora interamente esplorata né tantomeno ottimizzata, ma di cui abbiamo particolarmente bisogno
per credere con ottimismo nel futuro di questo nostro settore. Lo faremo promuovendo il confronto tra le componenti merceologiche di attività allo scopo di definire e condividere una strategia rivolta là dove vendita e servizio non solo di prodotti alimentari hanno per supporto l'automatismo. Un confronto anche su come è possibile ottimizzare gli standard di servizio e l'offerta di prodotti specifici avendo a riferimento le diverse tipologie di consumatori. Il secondo macro obiettivo è il completamento del percorso di accreditamento che ha visto significativi passi in avanti ma che ha necessità di essere ulteriormente alimentato. Siamo consapevoli che il nostro settore e la nostra associazione hanno raggiunto risultati lusinghieri sul piano della visibilità, dell'accreditamento istituzionale e dell'apprezzamento all'interno del sistema di Confcommercio. Obiettivi che sono stati raggiunti di certo grazie alle dinamiche del mercato e all'apprezzamento che imprenditori e manager del settore hanno saputo e sanno conquistarsi anche grazie al costante lavoro di rappresentanza, di promozione, di comunicazione e di relazioni portate avanti proprio dalla nostra associazione. Lo sforzo che ora ci attende va nella direzione di completare il lavoro iniziato in questi anni più recenti, ma non solo. La corretta percezione del vending e la sua valorizzazione da parte degli stakeholder, ad iniziare dal consumatore e dal cliente, in particolare se pubbliche amministrazioni, enti e scuole. Per noi dovrà essere prioritario il nostro radicamento sul territorio, perché anche lì abbiamo la necessità di accreditare il vending. E nelle comunità locali, dove adesso c'è più bisogno di tutelare le imprese del vending e dove far comprendere il valore del servizio. Sul territorio la nostra azione di informazione e di coinvolgimento dovrà essere rivolta alle Camere di Commercio, alle organizzazioni di rappresentanza dell'economia locale e dei consumatori e soprattutto dei media, che ancora hanno una percezione distorta e quantomeno approssimativa del nostro settore. Ci spetta un compito non facile, lo sappiamo, un compito faticoso per la complessità e la diversità degli interlocutori, un compito arduo a causa di pregiudizi di cui ancora è oggetto il nostro settore, un compito difficile perché si scontra con l'interesse di quanti pensano di poter contrastare lo sviluppo del nostro settore con battaglie di retroguardia e di discredito. Ma sappiamo anche che il futuro non si costruisce con i dopo, si costruisce con il presente. E allora diamo vita alla nostra azione con grande tenacia. Terzo macro obiettivo è quello di costruire un modello organizzativo di confida che sia in grado di dare spazio alle potenzialità delle sue componenti merceologiche e di attività. L'associazione non è un mero insieme di interessi o aspettative individuali. L'associazione è una comunità di destino. Una comunità che vive nella misura in cui è espressione della ricchezza della sua gente, dei suoi associati, ricca di ciascuno che voglia mettersi a disposizione e dare il proprio contributo per il bene comune. E questa è la chiave di lettura di essere associazione che con molta soddisfazione ben si addice a noi, a Confida, ve lo assicuro. In Confcommercio, ma non solo, si stupiscono del dinamismo e di quanto siamo in grado di mettere in campo pur con una struttura tecnica così essenziale e numericamente contenuta, ma così dinamica e professionale. E quindi vi chiedo in questo momento un plauso specifico a Michele, Patrizia, Federica, Marina, Rossella e Dariana. Grazie. Questo sta a indicare che Confida è un'associazione viva. Eppure penso che ci siano ancora margini e potenzialità per implementare ulteriormente il nostro fare associazionismo. Margini e potenzialità che sono da ricercare soprattutto nei gruppi merceologici e di attività. Confida l'associazione di rappresentanza della filiera del vending, intesa nella sua unità di età, ma contestualmente lo è anche di ciascuna delle sue componenti. Questo significa che ogni gruppo deve avere la possibilità di svolgere la propria attività in modo continuativo e strutturato e non come viene in modo saltuario e dicendo il tutto a due o tre riunioni all'anno. Ciascun gruppo deve porsi obiettivi propri, portare avanti progetti e attività come se il gruppo, lo dico così, avesse una propria caratterizzazione dinamica. Ogni gruppo dovrebbe mettere in campo una propria piattaforma fatta di problemi aperti e di cose da fare che sono specifiche dell'impresa che ne fanno parte.
In questo modo sarà possibile far emergere tutte quelle potenzialità che ad oggi rimangono non completamente espresse. Potenzialità che intravedo, ne faccio un brevissimo accenno, anche per quanto riguarda i delegati territoriali. Anche le delegazioni saranno chiamate a vivere una propria esperienza organizzativa più strutturata. E qui mi ricollego a quanto detto prima sulla nostra priorità di accreditare il Vendi sul territorio e di intrecciare relazioni con gli stakeholder del territorio stesso. Sto prefigurando una nuova governance di confida, nella quale ritrovano pieno riconoscimento e ruolo i presidenti dei singoli gruppi merceologici e di attività, perché in prima battuta confida deve essere rappresentare e gestire le istanze e le attese dei singoli gruppi, e dopo di che coordinare le istanze trasversali e comuni per l'intero settore. Una nuova governance, che sia chiaro, imprescindibilmente passa dall'assunzione di responsabilità, dal fattivo impegno e dal dinamismo dei presidenti dei gruppi e sul territorio dei delegati. Contestualmente ai macro obiettivi, dobbiamo mantenere la nostra attenzione, il nostro impegno e ogni sforzo per occuparci delle questioni ancora aperte, destinate ad impattare in modo importante sulla tenuta del nostro settore, e mi riferisco ai riflessi conseguenti all'incremento dell'IVA, ci sono ancora degli strascichi, alle prospettive che potranno derivare dai sistemi di controllo per la cessione dei beni effettuati attraverso i distributori automatici, all'accreditamento di linee guida che rendono i bandi di gara coerenti con il criterio della sostenibilità economica per le imprese e la valorizzazione dell'offerta tecnico-qualitativa a garanzia del consumatore, alla valorizzazione della certificazione TQS Vendi e della certificazione del caffè in grani per il Vendi, alle restrizioni di matrice ideologica e salutistica sui prodotti più tradizionali e oggi più diffusi nel Vendi. Poi, per non farci mancare nulla, anche l'indagine dell'antitrust di cui vi ha riferito l'avvocato Bonetti. Passando in rassegna a questioni aperte, vorrei dire innanzitutto al dottor Tartore, per lui, ai componenti della commissione fiscale del gruppo tecnico, perché con apprezzate competenze e grande disponibilità stanno portando avanti un lavoro complesso e che presenta indubbie difficoltà e potenziali criticità per il settore. A loro tutti il nostro grazie. Voglio anche esprimere un particolare apprezzamento e riconoscenza a tutti coloro che sono impegnati nelle diverse commissioni oggi attive. La commissione capitolata, con referente per Paolo Turoppi, si sta orientando per la predisposizione di criteri guida in grado, in ottica di semplificazione, di offrire garanzie all'ente appaltante, all'appaltatore e al consumatore. Questi criteri verranno portati a conoscenza delle pubbliche amministrazioni affinché le stesse ne tengano conto nella predisposizione dei loro bandi di gara. Nel frattempo stiamo verificando se l'autorità anticorruzione, a cui sono attribuite le competenze già in capo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, possa avere una competenza in materia. Comunque vi assicuriamo che non lasceremo nulla di intentato per l'accreditamento dei nostri capitolati d'appalto. Mi riferisco alle commissioni relative alle certificazioni TQS Vendi, referente Mario Mattiazzo, e del miscele di caffè in grani per il Vendi. Ad oggi le imprese certificate TQS Vendi sono 77, mentre i siti certificati sono 127. La recente certificazione del caffè in grani per il Vendi vede già 4 aziende certificate. La Commissione di Igiene e Sicurezza, coordinata da Laura Bevilacqua, che ha portato a compimento il defaticante lavoro di aggiornamento dei manuali di corretta prassi igienica che andremo a far vidimare e autorizzare da parte del Ministero della Salute. La Commissione Sostenibilità, coordinata da Anna Reina, con l'obiettivo di mettere in campo in tempi rapidi una serie di iniziative, un sito internet dedicato, un percorso sulla sostenibilità nella filiera del Vendi che verrà presentata all'interno dell'area progettuale di Venditalia prossima e un video istituzionale. Tutto questo per far conoscere il valore del nostro settore che si va ad aggiungere ai valori che già abbiamo portato avanti in questi anni e che sono proprio del nostro settore, qual vuol dire quello dell'innovazione, delle tecnologie, della qualità e ora anche della sostenibilità. Da ultimo perché è stata recentemente costituita, la Task Force Gestori e Costruttori, coordinata da Luca Adriani, che estesa anche ai prodotti, diventerà la commissione su cui puntare maggiormente perché sarà da guida per il raggiungimento del nostro primo macro obiettivo. E quindi un bel bocca al lupo, Luca. Ti raccomando, aiutaci.
Voglio anche fare uno specifico riferimento all'attività del nostro gruppo giovani, presieduto da Roberto Pace, e la sua funzione principale è quella di favorire un percorso di crescita all'interno dell'associazione e di formazione all'attività imprenditoriale. Se penso al gruppo giovani, mi viene subito in mente un'affermazione di quando io ero giovane, quindi sono passati tanti anni, è un'affermazione vecchia, ma per questo ancora attuale, che era di Georges Bernanos: quando lo spirito dei giovani si raffredda, tutta l'umanità batte i denti. E allora, come associazione, dobbiamo avere tra le nostre priorità anche quello di tenere viva l'attività del nostro gruppo giovani, per avere così certezza che anche in futuro ci sarà quella bella partecipazione, attiva partecipazione che oggi caratterizza la nostra associazione. Quindi Roberto, ti raccomando. Non posso concludere questa nostra carrellata sulle attività dell'associazione, parallele all'associazione, ma che con questa si integrano, senza fare riferimento all'attività della nostra società di servizio, che in questi anni ha esplorato e testato tutta una serie di nuove iniziative promozionali, lasciando intravedere che ci sono ambiti di tutto interesse da percorrere con maggiore convinzione e con gli opportuni aggiustamenti, di certo, sia sui mercati internazionali che nella realizzazione di eventi sul territorio. Il prossimo 3 maggio si apriranno i battenti di Venditalia Special Edition. Si è trattato di uno sforzo organizzativo non da poco nell'allestire un padiglione dedicato all'interno di Tutto Food e con una formula espositiva tutto nuova, che non è solo un evento commerciale e che richiama i temi di Expo 2015. Nonostante le difficoltà, una cosa è certa: anche questa volta faremo la nostra bella figura. Un grazie non solo alla struttura, ma anche ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'impegno da loro sempre assicurato, e un augurio particolare al neo presidente di Venditalia Servizi, Ernesto Piloni. Vado verso la conclusione, quindi vi voglio rasserenare, andate lì. Ecco, come avete sentito, una bella mole di lavoro, ma anche la fondata fiducia di potersela fare, perché il nostro lavoro sarà impostato su una dinamica affidata non solo al Presidente, ma su quella affidabilità che deriva dalla capacità di coordinamento e di sintesi che sta in capo al Comitato di Presidenza, e a quella capacità propulsiva di indirizzo strategico che sta nella collegialità del Consiglio Direttivo. Sappiamo che la gestione affidata ad uno o due o tre leader forti consentirebbe di correre di più, ma attenzione, ci potrebbe essere il rischio che non ci sarebbero i tanti con cui camminare insieme. Forse ora è bene che i nostri passi siano un po' più allineati. Avremo così la certezza che saremo tutti insieme. Siamo tutti, ciascuno con il proprio ruolo e con le proprie capacità, giocatori della stessa squadra, e abbiamo in comune la responsabilità di onorare la maglia che indossiamo, la maglia di Confida. Una maglia che esprime la stessa identità e che ci aiuta a riconoscerci nella stessa appartenenza per muoverci nella stessa direzione e andare più efficacemente in meta. È responsabilità del Presidente, e non è di certo quella di una sorta di arbitro super partes, ma è quella di essere nella partita, per favorire il gioco di squadra, per valorizzare il contributo di ciascuno da tradurre nella forza del gruppo, e se necessario anche di spronare la squadra nella direzione della meta. E adesso chiudo veramente. Allora, nel chiudere questo mio intervento, voglio farlo riprendendo la considerazione con la quale ho iniziato. Una considerazione che mi accompagnerà per la durata di questo mio nuovo impegno, vale a dire la consapevolezza di quanta e di quale responsabilità comporta il mandato che mi avete affidato. So che l'avete fatto conoscendo la mia persona, con i miei limiti e i miei difetti. Da parte mia ci metto l'esperienza e la dedizione che conoscete, e soprattutto il cuore che mi lega a questa nostra associazione. E con questo stesso cuore vi dico ancora grazie.